Questa è la nuova BMW i4, cioè la versione elettrica della BMW serie 4 Gran Coupé, cioè la versione 5 porte della serie 3, dove la quinta porta, se non si fosse capito, è il portellone posteriore. Dopo vi faccio vedere che vantaggi ti dà. Quello che è interessante di questa auto dell'i4 è che è la prima auto elettrica europea, vera e propria concorrente dell'auto elettrica più venduta del mondo, che è la Tesla Model 3. Dunque sono molto curioso, e credo anche voi, di sapere come va, e partiamo subito con la recensione dopo la sigla. Avete capito che per riconoscere un i4 ci vuole un occhio attento, perché al di là della piattaforma condivisa con la BMW serie 4, a Monaco hanno deciso di rendere stilisticamente molto tradizionale questo modello della serie. Ok, è elettrica, ma è innanzitutto una BMW. È una scelta rassicurante e magari anche terapeutica per tutti quei clienti che hanno ancora difficoltà a digerire la parola elettrico. Il carattere dunque non le manca, con uno stile filante che dissimula i 4,78 m di lunghezza e una carrozzeria levigata che viene mossa da alcuni elementi stilistici più muscolari. Vediamo però quali sono le specificità del modello in salsa BMW i. L'aerodinamica, tanto per cominciare, è migliorata da 0,26 a 0,24 come CX. Com'è possibile? Perché il calandrone adesso è molto più chiuso, non essendoci un motore termico da raffreddare. Apro la quinta porta per farvi vedere i 470 litri dichiarati per il bagagliaio, che non sono male, identici come misura a quelli della serie 4 Gran Coupé, ben sfruttabili, ma lo so, prima che me lo scriviate nei commenti ve lo dico, la Tesla Model 3 fa di più, 540 litri circa. Però qui l'accessibilità è molto buona, vedete, si può caricare tanto dall'alto, e buttando giù i sedili la capacità complessiva arriva a 1300 litri in tutto. Come su tutte le auto elettriche, il pacco batterie è integrato sotto al pianale, questo abbassa il baricentro. Nel caso di questa BMW i4 parliamo di 80,7 kWh di capacità netta, e lo spessore del pacco è tutto sommato sottile, perché parliamo di 11 cm. Però, poiché l'i4 è basata su una piattaforma di un'auto tradizionale endotermica, la serie 4 Gran Coupé, e all'interno troviamo il tunnel centrale che normalmente ospita gli organi di trasmissione, e questo toglie un po' di spazio sia a chi siede dietro che davanti. Il modo più veloce per riconoscere un i4 rispetto a una serie 4 Gran Coupé sono i dettagli blu, come questo profilo del diffusore posteriore, la modanatura a forma di mazza da hockey che percorre la fiancata, ed è sempre un contorno blu che circonda tutti i loghi di quest'auto, la calandra davanti, il mitico doppio rene e tanti altri dettagli all'interno dell'abitacolo. Quello più importante di tutti è l'integrazione del sistema iDrive più evoluto, che poggia su un cruscotto digitale oltre 12 pollici e un display centrale ricurvo rivolto verso il guidatore da quasi 15 pollici. Il sistema operativo Android Auto si aggiorna over the air e può essere dotato di connettività 5G, utile a sfruttare tutti i servizi online, tra cui la pianificazione dei viaggi, soste per la ricarica comprese. Con questa strumentazione dentro l'abitacolo si respira un'aria più moderna, anche perché sono stati eliminati i pulsanti fisici sulla console e buona parte dei comandi si concentrano sul tunnel intorno al pratico rotore. Il punto di forza dell'i4 è l'elevata cura dei materiali, degli assemblaggi e delle personalizzazioni. In questa categoria, a mio parere, BMW fa meglio di altre tedesche ed è una spanna sopra Tesla. Di contro, l'abitabilità posteriore è giusta per due passeggeri a causa del disturbo del tunnel e della forma spiovente del tetto, che limita lo spazio per la testa, anche perché, a differenza della Tesla Model 3, il tetto non è completamente in vetro. BMW, lo sapete, non aveva mai fatto una berlina elettrica, perché i modelli che si sono visti finora su strada erano o una multispazio come l'ormai storica i3, oppure dei SUV come le più recenti iX3 e BMW iX. L'i4 è dunque interessante perché per i tecnici bavaresi è il primo banco di prova di un'auto non rialzata, che quindi deve essere anche bella da guidare, nonostante quelli che sono i limiti fisiologici delle auto elettriche, a cominciare dal maggior peso dovuto dalla batteria, appunto. Delle due i4 disponibili ho scelto quella più interessante dal punto di vista commerciale e, diciamo così, accessibile. Parliamo della iDrive 40 trazione posteriore, che si accontenta di 340 cavalli.
L'alternativa sarebbe l'i4M50, che ha un secondo motore anteriore e la trazione integrale per scaricare a terra la bellezza di 544 cavalli con uno 0-100 promesso in 3,9 secondi. Meglio di un M4 endotermica, fermo restando che il tempo vero si misura sul giro. Ne riparleremo. Comunque l'i440 basta e avanza per farti sentire sempre troppo veloce su strada, con doti di ripresa strabilianti come su tutte le elettriche di questo livello, con un elevato senso di fiducia sui limiti dinamici dell'auto, che grazie alla precisione dello sterzo e all'assetto incredibilmente piatto ti fa venire voglia di guidare nel senso più fisico del termine, come giusto che sia su una BMW. L'importante è non alzare oltremodo il ritmo, pretendendo la dinamica di una sportiva, perché i 2125 kg in ordine di marcia fra le curve si fanno sentire, al contrario della velocità di cui è difficile rendersi conto per via di un abitacolo incredibilmente ovattato, così come lo sterzo che a mio giudizio filtra un po' più del dovuto quello che succede sotto le ruote. Il vantaggio di questo isolamento totale si sente però a livello di comfort, perché questa i4 è davvero silenziosissima e da questo punto di vista l'esperienza dei tecnici tedeschi si sente tutta, è il caso di dirlo, vale sia a livello di rumorosità aerodinamica quanto a livello di capacità di smorzare, di filtrare le asperità del terreno, e qui il lavoro lo fa la messa a punto del telaio e gli ammortizzatori, che possono contare in questo caso, su questo esemplare che sto provando, di controllo elettronico su due livelli. E fare questo lavoro quando l'auto pesa oltre 2000 kg non è assolutamente scontato. A proposito di suoni e silenziosità, vale la pena ricordare che sull'i4 debuttano gli Iconic Sound, che sono appunto dei suoni elettronici che accompagnano appunto la marcia, la guida, che sono stati messi a punto scomodando niente proprio di meno che Hans Zimmermann, un compositore tedesco che è un mito nel mondo della cinematografia. E ve li faccio sentire, perché appunto questi suoni variano in funzione del programma di guida. Ora sono in comfort e si sente così. Diventa più deciso settando la modalità sport. Credo che sia difficile percepirlo davvero guardando il video, vi posso dire, vivendolo fisicamente, che è davvero molto minimale come diciamo sonorità, e serve tendenzialmente ad accompagnare chi guida e far capire della potenza e della velocità che l'auto sta raggiungendo, senza però essere invasivo e quindi senza dare l'idea di suono eccessivamente artificiale. Lo so, più di qualcuno sta storcendo il naso, ma vi assicuro che dare una voce a un'auto elettrica è necessario, sia per rendere più completa l'esperienza di guida, sia per una questione di sicurezza. E per la cronaca, il maestro Zimmermann sta lavorando anche al sound delle future M. Ascoltate. E per completezza vi faccio sentire anche la voce di un M3 endotermica. Ok, ora potete scatenarvi nei commenti. Approfitto del traffico per farvi vedere un'altra cosa che secondo me riesce molto bene ai tedeschi, che è la taratura degli ADAS, non solo come assistenti alla guida di livello 2, naturalmente, con tutte le funzioni che si possono desiderare oggi su un'auto del genere, che ho provato appunto prima in autostrada, fra cruise adattivo, mantenitore di corsie, eccetera, ma anche come sfruttamento dei radar ai fini della rigenerazione adattiva. Cosa significa? Che quando c'è traffico, quindi un'auto che precede, come in questo caso, rilasciando l'acceleratore, la macchina rigenera di più rallentando. Se quell'auto non ci fosse, invece, il sistema è tarato per lasciare scorrere la vettura. E questa è una cosa che utilizza BMW, utilizza anche Mercedes, Volkswagen, Audi, è proprio la scuola tedesca che imposta le auto in questo modo. Sull'i4 in particolare la rigenerazione si può tarare su tre livelli a mano, oltre questa funzione automatica, e poi si può attivare il cosiddetto one pedal, quindi l'acceleratore freno unico, spostando il cambio in B, e a quel punto, rilasciando l'acceleratore, l'auto arriva a fermarsi. Ah,
A proposito di efficienza, posso dirvi che con queste 4 tra Roma e il lago di Bracciano ho percorso 118 km, di cui un terzo nel traffico e la restante parte lungo tratti extraurbani tra i 70 e i 110 all'ora. In media ho consumato 18,1 kWh ogni 100 km, pari a circa 490 km di autonomia a fronte dei 590 dichiarati. Non male. Non ho ricaricato, ma potenze e tempi dichiarati sono in linea con la concorrenza. Parliamo di 11 kW in AC e 205 kW come picco in DC. Concludo con i prezzi. L'i4 in allestimento sport è proposta con un listino di partenza di 60.900 euro, e cioè costa circa 2.000 euro in più di una serie 4 benzina da 245 cavalli. In casa BMW si tratta di un posizionamento competitivo, anche se bisogna considerare la lunga lista di accessori da pagare comunque a parte. Guardando la concorrenza, in attesa della Mercedes EQE che è un filo più grande, la rivalissima è la Tesla Model 3 in versione long range, proposta di listino a 58.600 euro con quasi tutto di serie. Sono due approcci all'elettrico diametralmente opposti. Per molti non c'è storia e Tesla vince a mani basse. Per altri, la scuola del fare auto in un certo modo, in termini di messa a punto telaistica, comfort e qualità costruttiva, senza contare la forza di un brand come BMW, sono variabili irrinunciabili, anche se implicano scelte tecniche più conservative. Voi da che parte state?